Buongiorno a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi facciamo finalmente i video acquisti libri dell'ultimo periodo, perché è davvero tantissimo tempo che non vi faccio questo tipo di video e con il tempo, insomma, comunque in questi mesi ho accumulato un po' di libri e quindi appunto ci tenevo a farvi il video. Il primo libro che ho da mostrarvi oggi è Uno Nessuno 100.000 di Luigi Pirandello. Questo libro è edito dalla Einaudi al prezzo di 8,50 € per la E.T. classici, insomma la categoria dei classici. È un libro che ho dovuto leggere per le vacanze di Natale, appunto per scuola, e mi è piaciuto molto. Un libro molto molto interessante, che tratta una tematica molto particolare, insomma, che può riguardare ogni persona singolarmente, perché appunto parla di interiorità e di come le persone abbiano la percezione di se stessi in un modo, ma magari di come gli altri percepiscano te diversamente da come tu percepisci te stesso determinate cose. Quindi insomma è un titolo molto molto interessante che già mi incuriosiva da anni, e quando il mio professore di italiano ci ha dato la lista di libri da poter leggere durante le vacanze di Natale, c'era appunto questo, e ho deciso appunto di leggere questo romanzo qua, e appunto ve lo consiglio perché è molto molto interessante. Secondo libro invece abbiamo Shadowhunters L'origine, la principessa, terzo e ultimo volume della trilogia di The Infernal Devices. Appunto questo libro mi incuriosisce tantissimo, è l'ultimo della trilogia, io ho letto appunto i primi due, mi manca giusto giusto questo e non vedo l'ora di leggerlo. Sono soltanto all'inizio, non l'ho ancora finito, perché comunque è un libro che so essere abbastanza tosto a livello proprio di trama, di feels, di cose, e so che mi farò del nervoso leggendolo anche, oltre a piacermi, e quindi diciamo che non so perché la sto rimandando all'infinito, lo sto leggendo veramente veramente lentamente, però lo voglio finire anche perché così posso leggermi tranquillamente Città del Fuoco Celeste, che è lì in libreria che mi aspetta da una vita e che ho voglia di leggere tantissimo. Quindi devo finire questo libro, devo leggerlo, e anche perché questa trilogia merita tantissimo, finora mi è piaciuta molto, quindi non vedo l'ora di leggerlo. Abbiamo Le cronache di Magnus Bane, sempre appunto di Cassandra Clare e altri autori. Questa volta è uno spin-off della saga di Shadowhunters dedicato soltanto al sommo stregone di Brooklyn, quindi Magnus Bane. Questo libro mi è stato regalato da due miei amici per il mio compleanno e quindi sono contentissima, non vedo l'ora di leggerlo. Appunto lo leggerò sicuramente quando avrò finito di leggere la saga principale, così da non farmi eventuali spoiler eccetera eccetera, così da poter approfondire il personaggio di Magnus separatamente. E sono contentissima perché Magnus Bane è un personaggio che adoro, e quindi sono felicissima di poter leggere qualcosa che parli di lui, del suo passato e della sua vita da stregone, fino a quando incontrerà appunto i protagonisti di The Mortal Instruments. E quindi sì, non vedo l'ora di leggerlo appunto, però prima finirò tutti i libri di Shadowhunters che ho da leggere per poi dedicarmi a questo. Successivamente abbiamo Markland di Miki Monticelli. Questo libro lo aspettavo davvero da tanto tanto tempo, in quanto Miki Monticelli, come sapete, è una delle mie autrici fantasy preferite italiane ed è quella che mi ha iniziato alla lettura. Ed era tantissimo tempo che non pubblicava un libro, all'incirca due anni e mezzo, io ero lì che aspettavo un suo libro, e finalmente è uscito. Non l'ho ancora letto perché, come praticamente tutti i libri che vi mostro, purtroppo in questo periodo sto leggendo veramente veramente poco, infatti non so, non ho, è da un mese e mezzo che non compro praticamente libri, a parte gli ultimi due che vi faccio vedere, ma poi ve ne parlerò. E appunto questo libro qui aspetto un po' a leggerlo, perché comunque ho iniziato e vedo che è un libro abbastanza impegnativo, è abbastanza tosto, uno di quei fantasy che parla di assedi, di guerre, diciamo che appunto ho voglia di leggere in questo periodo cose magari un pochino più leggere, questo quindi lo rimanderò un pochino più avanti, magari in un periodo di maggiore relax eccetera, così da potermi dedicare magari a una lettura un pochino più impegnativa. È un fantasy proprio classico, non l'ho ancora letto appunto, ma la trama mi ispira tantissimo, a Miki Monticelli, e sono sicura che saprà stupirmi con effetti speciali. Non vedo l'ora di leggerlo, però appunto aspetterò un pochino e magari tra qualche mesetto, comunque quando avrò smaltito un po' di letture che ho in priorità, appunto inizierò questo qui. Successivamente abbiamo Talon di Yuli Kagawa o Julie Kagawa. Questo libro mi incuriosiva tantissimo, ne sentivo parlare veramente veramente tanto in giro per YouTube, tra i vari blog eccetera eccetera, e quindi ho deciso di acquistarlo. È un libro che parla di draghi, di draghi che assumono sembianze umane, che quindi si devono adeguare al mondo degli esseri umani, ma comunque rimangono draghi e spesso e volentieri prendono anche le sembianze, le loro vere sembianze. Il titolo mi sembra davvero davvero originale. Il prossimo libro invece è Riven Boys di Maggie Steve Water o Steve Water, Steve qualcosa. E poi finalmente abbiamo un libro che ho letto, abbiamo Shiver di Maggie Steve Water, ovviamente stessa autrice di Riven Boys. Questo libro l'ho acquistato un po' di tempo fa, un mesetto e mezzo fa, due forse,
e era già da tanto tempo che miravo a questa saga, a questa trilogia, però per un motivo o per l'altro non l'avevo ancora acquistata perché avevo priorità di lettura, eccetera, eccetera. Ma quando poi ho visto alla Mondadori questa nuova edizione, ho detto basta, è arrivato il momento. Già ti volevo leggere, sono anni che ti rimando, ora che hai anche cambiato cover, è il momento di acquistarti. L'ho letto, diciamo che è un fantasy che parla di lupi mannari, molto carino, però forse avrei apprezzato, almeno per questo primo volume, l'avrei apprezzato di più 4 anni fa, quando magari ero un pochino più piccina, perché proprio per il momento, per questo primo volume, è il tipico fantasy adolescenziale un po' scontato per quello che ho potuto vedere da questo primo volume, nonostante la trama sia molto molto carina e comunque il libro scorra velocissimo, quindi è stata una lettura molto piacevole da fare. In 3 secondi mi ricordo che mi ero trovata a pagina 100 senza rendermene conto in un secondo proprio. Ed è davvero molto carina, è una trilogia anche abbastanza famosa, se non sbaglio è una trilogia, sì. Shiver, Deeper, Forever e anche uno spin-off, se non sbaglio, che è appena uscito, che è incartonato tra l'altro. E quindi sì, è un libro molto carino, però forse avrei apprezzato un pochino di più qualche anno fa. Però appunto mi è piaciuto tanto, la copertina è splendida e anche la costina, veramente io le adoro e non vedo l'ora comunque di leggere anche i seguiti perché sono intenzionata a continuarla. Vi mostro invece è l'Accademia dei Vampiri. L'Accademia dei Vampiri, anime legate. Questo qui, se non sbaglio, è il quarto o il quinto libro della saga. L'ho preso un po' a scatola chiusa. Io questo libro l'ho già letto, l'ho letto in PDF, ho letto tutta la saga in PDF, come sapete. Ma avevo, appunto, vi avevo detto che avevo intenzione di collezionarla, di prenderla anche cartacea, perché mi era piaciuta talmente tanto che tenevo particolarmente a possedere anche i volumi, appunto, cartacei. E soltanto che ho saputo che Morsi di Ghiaccio, che è il secondo volume, è andato fuori catalogo e non so se mi hanno detto che comunque lo stanno ristampando e che non è esaurito, però comunque sta di fatto che dove vado vado è esaurito da tutte le parti e quindi per paura che anche gli altri mi vadano fuori catalogo, comunque mi esauriscano, ho deciso di cominciare a darmi una mossa e a prendere appunto tutta la saga. Avendola già letta tutta, appunto, ho soltanto il primo e direttamente questo, però li prendo un po' a casaccio, tanto comunque li ho letti tutti, e appena li riavrò tutti o comunque avrò il secondo, anche Morsi di Ghiaccio, avrei intenzione di rileggerla da capo, perché purtroppo mi ricordo poco. Avendo letto 6 volumi in 2 settimane, forse un pochino di più, diciamo che tutto quello che ho letto mi è scivolato via avendo letto così tanto velocemente. Quindi anche avendo riletto il primo volume, che ho riletto a settembre, ho riscoperto davvero tantissime cose che mi ero dimenticata, quindi sono sicura che rileggendo tutta la saga riscoprirò moltissime cose che non mi ricordavo essere successe effettivamente all'interno della storia, e riscoprire appunto una saga che ricordo mi aveva veramente appassionata tantissimo, quindi non vedo l'ora di poterla leggere tutta quando avrò tutti i volumi. Gli ultimi 2 libri che vi mostro sono acquisti in realtà recenti, sono gli unici libri che ho comprato a distanza di 1 mese e mezzo, perché mi incuriosivano talmente talmente tanto che ho deciso di acquistarli. Il primo che vi mostro è La Chimera di Praga, questo Lainey Taylor. Questo libro è in fase di lettura, appunto quello che sto leggendo attualmente, e mi sta piacendo tantissimo. È un fantasy che già mi incuriosiva da tempo, però per un motivo o per l'altro me lo dimenticavo, alla fine non lo acquistavo, e quando sono andata in libreria a spulciare un po', a dare un'occhiata con i nuovi titoli usciti, ho visto questa nuova edizione, in quanto era già stata pubblicata. Questa trilogia è già stata pubblicata, non so se in Italia sono già disponibili tutti e 3 o soltanto i primi due sicuramente ci sono tradotti, e appunto la casa editrice che la pubblica ha fatto questa collana soltanto per i young adult con delle nuove cover e ha inserito anche questo, e essendo che mi ispirava tantissimo l'ho preso. Tra l'altro, ragazzi, questa è una chicca, ho letto la trama appunto prima e la protagonista è una ragazza con i capelli blu che vive a Praga e fa liceo artistico e sa un sacco di lingue. Io penso di conoscerla questa ragazza, in quanto una mia amica, nonché vecchia compagna di classe, è di Praga, ha i capelli blu, tinti ovviamente, non naturali come questa qui, fa liceo artistico e sa un bel po' di lingue, non ne sa 20, ne sa 5, però sa un bel po' di lingue. Quindi io, ragazzi, quando ho letto la trama ho detto basta, la mia amica è finita all'interno di questo libro, wow. Cioè, quindi anche per quello un motivo in più per comprare questo libro, che mi sembrava veramente veramente interessante. E sta cosa della somiglianza tra la familiarità, appunto, del caso che si è creato tra questo libro e la mia amica, insomma, è stato stranissimo, quindi ho detto oh mio Dio, ti devo avere. E mi sta veramente piacendo molto, è ben scritto, la trama per ora non è che vi sappia dire molto, in quanto sono purtroppo non molto avanti, sono a un quarto,
Però per il momento mi sta piacendo molto e sono sicura che mi piacerà, anche perché ne sento parlare veramente veramente bene. Allora, l'ultimo libro invece è Il mio splendido migliore amico di A.G. Howard. E questo libro ne sentivo parlare veramente veramente tanto, ovunque, da tutte le parti, veramente è anche uscito il secondo volume. Soltanto che sì, mi incuriosiva, ma non abbastanza da comprarlo a prezzo pieno, comunque non in questo periodo, perché avevo, come vedete, ho tantissime letture in corso, ho talmente cose da leggere, e quindi diciamo che non lo acquistavo, nonostante comunque mi incuriosisse, non al 100%, però comunque mi sembrava una lettura carina da poter fare. E Newton & Compton però ci ha degnato della ristampa, della stampa, quella da 5,90€, quindi quando l'ho visto lì ho detto, ma sì... Dai, ti prendo 5,90€ e per 5,90€ si può fare. Diciamo che a prezzo pieno probabilmente non l'avrei acquistato, nonostante molti mi dicano sia un bel libro. Non so, però mi ispira, appunto, mi sembra carino, ma non mi sembra eccezionale. Però spero di ricredermi, appunto. Per 5,90€ sono contenta, appunto. E con 20€ mi ricordo che mi sono portata a casa due libri, quindi è abbastanza buono come prezzo. Avevo 20€ giusti giusti, ho detto, prendiamo anche questo, così facciamo cifra tonda. E appunto questo è l'ultimo libro che vi mostro in questo video. Ragazzi, lo so, sono vergognosa, non ho letto praticamente nulla, nonostante abbia tantissimi libri in coda. Infatti, come vedete, non ne ho praticamente acquistati, a parte gli ultimi due, ma comunque sto leggendo La Chimera di Praga. Ho passato un periodo di blocco del lettore, fase in cui comunque leggo di più, leggo di meno. Con la scuola, appunto, sono molto impegnata, quindi purtroppo ho la voglia di comprare i libri, perché comunque voglio leggerli, voglio sapere cosa succede, voglio continuare le mie letture, ma allo stesso tempo poi non ho il tempo pratico per farlo. E quindi adesso sono un po' in uno stato di fermo in cui comunque non sto acquistando praticamente nulla di libri, e appunto smaltirò le tante letture che ho qui. E quindi niente ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto, ditemi cosa ne pensate, se i libri che vi ho mostrato vi sono piaciuti, se li avete letti, se avete intenzione di farlo, e io appunto spero di potervi fare un wrap up il prima possibile, così da potervi dire le mie opinioni a riguardo su almeno alcuni di questi libri che vi ho mostrato. Niente ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto e noi ci vediamo alla prossima, ciao!